Ringrazio Maddalena per avermela regalata. È una crema della Clean Hands Hydra Plus, crema idratante lenitiva. Ho buttato via la carta, la confezione di carta. Clean Hands scritto sul tappo rosa, tappo è plastica, il resto è vetro. 50 ml, tappo plastica, vaso vetro. Mirato, Landiona, Made in Italy, cleanhands.it, Novara, NO dovrebbe essere Novara. C'è un po' di sole fuori, quindi c'è un po' di buio, un po' di luce. In soggiorno in casa mia. 50 ml, 12 mesi di scadenza. È una crema viso idratante, fantastica, super valida. Un po' di tracing con la scritta in rilievo sul tappo. Ho già messo le maniche lunghe perché fuori fa freddo, stamattina c'erano le nuvole e adesso c'è un pochino di sole. Spero che non piova oggi, mi voglio uscire magari. Sarebbe bello uscire. Da qualche tempo fa una ragazza ha visto il video sull'altro canale mio su questa crema, ha visto la recensione sull'altro canale, mi ha detto sarebbe bello se facessi la recensione di questa crema anche in ASMR, e io la sto facendo adesso. Spero che vi interessi, che vi piaccia questo video ASMR. Recensisco questa crema a modo mio. Sa di fiori, sa di rosa, una meraviglia. È una crema, sembra rosa, ma poi è bianca. È una crema che si asciuga molto lentamente, si assorbe molto lentamente. Ed è l'unica pecca di questa crema, vedete, è bianca. Dal barattolo sembra rosa perché il barattolo è rosa. È una crema bianca. Adesso non va bene per le mani, però io la uso anche per le mani, per tutto il corpo, non solo per il viso, sinceramente. Ma si assorbe lentamente, lentamente, lentamente. Basta metterne poca, perché più ne mettete e più fa fatica ad assorbirsi, ci mette tanto ad assorbirsi. Però la metto anche su di voi. Però è bellissima, è una crema fantastica, super profumata, dura tantissimo il profumo sul corpo. Ovviamente voi vi fate la doccia, vi fate la skin care e usate questa crema, magari anche altri prodotti se li avete, della Clean Hands. Io l'unico prodotto della Clean Hands è questa crema qui, però è veramente fantastica, fantastica. Grazie Maddalena, grazie, grazie, grazie che me l'hai regalata, non la conoscevo, non l'avevo mai provata, non l'avevo mai comprata, non so se da acqua e sapone magari, o se da Ticotà la vendono, o se si trova solo nelle profumerie tipo Limoni, tipo Modus, non lo so dove si trova sinceramente, nei negozi, forse il Bennet, l'Esselunga, l'Auchan, Mercato, al Penny, al Lidl non credo di trovarla, però nei grandi centri commerciali magari si trova. Non lo so, non lo so. Commenta Maddalena, rispondimi dove l'hai trovata, dove la compro, insomma, quando finisce, dove la trovo. L'unica pecca, vi dicevo, che è che lascia un pochino la pelle appiccicosa, perché ne ho messa troppa adesso. Però se ne mettete poca, si assorbe comunque non in fretta. L'unica pecca è quella. Io soprattutto d'estate amo le creme che si assorbono in fretta, perché col caldo anche ne metto poche di creme e non sopporto. Ci vogliono tanti, ci vuole tanto tempo ad assorbirsi la crema, non la sopporto d'estate ed inverno anche, comunque non sopporto che ci voglia tanto tempo ad assorbirsi la crema, ecco, sul corpo, per le gambe, per i piedi, la crema mani, la crema viso anche, me la metto di sera e non voglio stare lì delle ore, magari me la tocco e si toglie anche, perché se me la tocco non si è ancora assorbita, perdo pezzi di crema ovunque, non va bene, insomma. Spero di essermi fatta capire. Io me la applico così con due dita, movimenti circolari, ma si assorbe molto lentamente, ci va un sacco di tempo prima che si assorba. Poi vabbè, si assorbe da sola, ovviamente non dovete massaggiarla fino a che non si assorbe, però si assorbe da sola, ma ci va tanto tempo prima che si assorba. E a me piacciono di solito le creme che si assorbono rapidamente, però a parte questo dettaglio, il resto è tutto, tutto fantastico. È una crema validissima, super profumata, super consigliata.
consiglio, compratela, compratela veramente. Se l'avete comprata, se l'avete già provata, se vi piace, commentate, se non vi piace, commentate, fatemi sapere se vi piace, se non vi piace, perché vi piace, perché non vi piace, ok? Ve la faccio rivedere, fate lo screenshot. È fantastica, mi piace tantissimo. Si assorbisse anche velocemente, sarebbe il top del top del top. È veramente un'ottima crema, il profumo non mi dà fastidio, è leggero, fresco, soprattutto floreale, aromatico, romantico anche direi, non so se la profumazione si può dire romantica, però sa di fiori, sa di pulito, è dolce, anche un po' vanigliata mi sembra. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Assolutamente super top, consigliatissima, stra, iper, mega consigliata questa crema. Grazie mille, Maddalena, che me l'hai regalata, ok? E basta, recensione finita. Adesso un'altra ragazza mi ha detto, in altri video precedenti a questo, mi ha detto fai dei suoni con una maschera. E io l'ho già fatto in un roleplay dove truccavo una ragazza perché si sposava, un roleplay antipatico. Ho fatto già dei suoni con questa maschera. È l'unica maschera che ho comprato all'acqua e sapone, a parte quella della Garnier per gli occhi. Facciamo un po' di suoni e poi vi saluto. Così due video in uno. Non mi ricordo come si chiamava la ragazza che mi ha richiesto questa. Solo una di maschera.